5 maggio 1860 è notte quando dallo scoglio di Quarto, nei pressi di Genova, partono i due piroscafi Piemonte e Lombardo carichi di più di 1000 patrioti guidati da Giuseppe Garibaldi. I 1000 sbarcano l'11 maggio a Marsala in Sicilia e iniziano la conquista dell'isola battendosi contro l'esercito borbonico. Nei mesi successivi risalgono la penisola italiana, attraversano la Calabria, entrano trionfalmente a Napoli il 7 settembre e sconfiggono definitivamente l'esercito borbonico e la monarchia l'1 e il 2 ottobre nella battaglia del Volturno. È un passo decisivo verso l'unificazione dell'Italia.